Essere una celebrità può essere tosta perché stare sempre sotto i riflettori non è facile per niente. Potrebbero venire fuori segreti segretosi che nemmeno le celebrità stesse a volte sapevano di avere. Per questo e tanti altri motivi alcuni si ritirano dal mondo dello spettacolo e dai bei soldi per condurre una vita umile, tipo alla nonno di Heidi, sopra i monti o semplicemente in mezzo a noi. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere e se siete curiosi di sapere chi sono, mi raccomando, prima ricordatevi di fare un saltino sul mio canale Telegram di sconti ufficiale e di stare seduti, oppure sdraiati, o una mezza via, quindi sedurayati e partiamo, per una nuova classifica all'insegna di persone e storie incredibili. Angus T. Jones. Due uomini e mezzo è una serie molto famosa negli Stati Uniti specialmente, anche da noi ha avuto un buon successo. Uno dei protagonisti era Angus T. Jones, oggi 26enne, e ai tempi un bambino quando ha recitato nella serie. È stata una storia molto strana la sua. Quando ne faceva parte ad un certo punto ha cominciato a pentirsene, perché sembra fosse contro il volere di Dio. Infatti aveva risvegliato il credente che era in lui in quegli anni, arrivando addirittura a dire che la serie era spazzatura più assoluta. Questo lo ha fatto mandare via e la sua vita è cambiata completamente. Non soltanto ha continuato a tirare frecciatine a questo telefilm, ma sta cercando ruoli in film religiosi, evitando completamente tutti gli altri. Non vuole far parte di nient'altro. E ad oggi questo lo ha portato a fare una vita normalissima. Non tutti i giorni esce un film religioso e moderato, diciamo. Ora sta continuando a lavorare per delle organizzazioni dedicate all'amore per Gesù e cose del genere, arrivando addirittura ad emarginare anche i suoi vecchi colleghi attori. Non so bene cosa sia successo, ma cavolo, questo è veramente un cambio drastico. La fede non è una brutta cosa finché non diventa maniacale, e lui ha raggiunto punti molto alti in quel campo. Mark Zuckerberg. Tra le persone più modeste abbiamo Mark Zuckerberg. Il suo patrimonio netto equivale a 55 miliardi e passa, ed è presidente e amministratore delegato di Facebook, social network che aveva conquistato la scena alla nascita, e in 14 anni ha raggiunto la stratosferica cifra di 2 miliardi e più di utenti, di cui sicuramente fate parte anche voi. Tanti, dopo aver visto il film ufficiale sulla nascita della piattaforma, hanno ritenuto Zuckerberg un personaggio abbastanza cattivo e senza morale, ma non è così. La sua vita è cambiata moltissimo qualche anno dopo quegli eventi. Spende gran parte del suo patrimonio in beneficenza, possiamo dire tranquillamente miliardi. Si sta occupando poi di portare internet anche dove non c'è mai stato attraverso la creazione di droni particolari e altri sistemi ancora ignoti. Tutto ciò per connettere il mondo, non alla Death Stranding portando chili e chili di casse sopra montagne insormontabili. La sua vita non è vistosa come quella di attori famosi o altri miliardari in giro per il mondo. Ha sempre cercato di tenere un profilo basso, basta vedere ciò che indossa durante le sue conferenze, per esempio. Magliette che forse costano un tantino ma non risaltano più di altre, felpe con cappuccio che ricordano quelle a 5 euro prese durante i saldi di Piazza Italia e ovviamente degli immancabili jeans normalissimi. Beh dai, non penserete vada in mutande in giro. Avrà di sicuro cose di lusso e davvero molto costose che noi non potremo mai permetterci, ma non lo dà mai a vedere. Per esempio possiede una bella Pagani, ma preferisce andare in giro con una Golf GTI. Non dico GTI perché la I normale italiana mi suona davvero male in questo caso. Non sempre è stato un angelo anche in questi anni, ma ha cercato di fare più del bene possibile tenendo un basso profilo. E la maggior parte dei soldi li spende per la sua privacy, comprando case praticamente isolate. Una volta ha tentato anche di comprare un grosso pezzo di terreno cercando di mandar via alcuni abitanti locali senza successo. E tutto ciò solo per non far entrare nessuno nella sua vita. E di quello ovviamente della sua famiglia. Ingvar Kamprad. Se non sapete di chi parlo, beh sappiate che potrebbe essere stato lui a farvi comprare mezzo salotto, non nel senso che vi ha costretti. Non sapevo bene come dirlo, era il fondatore dell'IKEA. Chissà se l'ha montato pezzo per pezzo. È nato nel 1926 e morto nel 2018. A 17 anni il padre lo aveva premiato per aver ottenuto buoni risultati nello studio. Così usò quei soldi per costruire il primo stabilimento IKEA. Alla faccia della paghetta, quanti cavolo di soldi gli ha dato? Comunque era stato nel 2004 l'uomo più ricco del mondo. Ma era rimasto umile, semplicemente modesto, senza troppe pretese. Anzi, a volte era anche un po' tirchio, secondo la moglie. Guidava una semplice Volvo 240 GL, ma non l'aveva presa a prezzo pieno, bensì scontata, perché nuova costava $22.000. E tutto questo nonostante l'azienda andasse già bene ai tempi. L'ha usata per ben 20 anni e ha smesso solo quando ha capito, grazie a un amico, che era pericoloso tenere una macchina così vecchia senza le sicurezze più moderne per un anziano.
Aveva qualche abito importante per le occasioni più serie, ma nelle normali uscite di tutti i giorni si poteva vedere con indosso camice da 10 euro o magliette da 5. Per far vedere ai suoi dipendenti che non era un CEO avido, anche se di controversie ne aveva vissute. Per i viaggi di lavoro o qualunque altro tipo di viaggio di piacere, comprava biglietti in classe economica e soggiornava in hotel con al massimo 3 stelle. Prima di morire ha lasciato una specie di lascito con i consigli di vita per la sua azienda e tutti quelli che ne facevano parte. La frase più importante era: sprecare risorse è un peccato mortale ad IKEA. Jennifer Garner è un'attrice che ha fatto molti film famosi come La rivolta delle ex oppure Elektra. Forse non ne avete sentito parlare spesso perché ha cercato di vivere una vita più modesta possibile e sta ancora oggi cercando di farlo. Pensate che una volta ha rifiutato un ruolo in un film abbastanza importante per dedicarsi di più alla sua famiglia. Nonostante la fama e i suoi soldi, ha l'abitudine di fare spesa nel supermercato della sua città. E la si può vedere discutere con gli abitanti del posto come fossero amici di tutti i giorni. E in effetti lo sono in molti, visto che la conoscono da quando era piccola. Collabora con molti enti benefici, anche se nemmeno questo lo fa notare spesso, specialmente per Save the Children, dove prende attivamente parte alle iniziative benefiche. Sicuramente un grande cuore, che dite? Secondo lei vivere una vita e spendere basta non è una brutta cosa, ma non se la sente per niente di farlo. Ma qualche volta qualche vizio se lo toglie. Russell Crowe. Mentre tanti attori famosi preferiscono comprarsi la Ferrari oppure una casa per ogni città che visitano, ce n'è uno che si limita, ma non perché sia costretto, bensì non è nel suo sangue esagerare con gli sprechi. Russell Crowe non ha bisogno di presentazioni, ha vinto tantissimi premi e Oscar e ha recitato in così tanti film famosi che ormai ha perso il conto pure lui. Il suo patrimonio netto dovrebbe essere di 95 milioni. Ma non per questo, come detto prima, si fa notare troppo in quanto a spese. Ha passato molti anni della sua vita ad Hollywood e si è sentito divorare dai soldi, dalla fama e dal lusso. E per cambiare tutto questo ora vive in un ranch in Australia, per allontanarsi un po' dal mondo degli stereotipi e della superficialità. Parole dure, ma che hanno aperto gli occhi a tanti altri attori. Come macchina ora guida un bel pick-up, anche lui fa parte di varie organizzazioni benefiche e non cerca di apparire sotto i riflettori. E cerca ovviamente di stare più tranquillo possibile per non creare scandali o altro per il bene della sua famiglia. Keanu Reeves. Amato da praticamente ogni persona sul pianeta, Keanu Reeves è l'emblema della semplicità. Raramente si può sentire qualcosa di scandaloso su di lui. Anzi, a volte bisognerebbe fargli fare qualche sciocchezza apposta, altrimenti i giornali non sanno che dire. È modesto, altruista e generoso come pochi. Non rifiuta mai un selfie o un autografo quando non è di corsa. Sulla generosità siamo forse a livelli supremi. Un esempio è la questione Matrix. Ha donato 70 milioni a coloro che si occupavano degli effetti speciali di tutti i film. Perché secondo lui è specialmente grazie a loro se hanno avuto successo. E non posso non concordare, visto che Matrix era veramente una serie piena di effetti incredibili per i tempi. Ma non solo, ha regalato una Harley Davidson a testa a 12 stuntmen alla fine delle riprese. In un'intervista ha detto che i soldi che ha guadagnato con i suoi film finora gli bastano per campare altri 100 anni e quindi non sente il bisogno di tenersi il resto come un avido. A parte la sua passione per le moto, raramente compra qualcosa di troppo lussuoso. Usa molto spesso i mezzi pubblici come treni o autobus e spesso festeggia i suoi compleanni nel suo ristorante preferito, mangiando una pizza oppure da solo in alcuni casi, a causa del troppo lavoro. Mayim Bialik. Big Bang Theory è una sitcom di successo, veramente apprezzata e conosciuta da moltissimi, quindi è facile ricordare questo volto, o no? Lei è diventata famosa per aver recitato Amy nella serie TV, e non sembra per niente una che sfodera il suo portafoglio per vantarsi. È stata sposata per 3 anni con Michael Stone, da cui ha avuto 2 figli, ma è riuscita a dimostrare di poter essere una grande mamma e allo stesso tempo una grande attrice nonostante i 1000 impegni. Ha assunto qualcuno che l'aiuti, ma solo nei casi veramente estremi dove non può occuparsi lei dei suoi figli. Questo perché non vuole diventare un fantasma che arriva a casa, porta 3 regali per farsi perdonare dell'assenza e tornare sul set il giorno dopo. Tiene moltissimo a loro, così tanto da dimenticarsi a volte di spendere soldi per se stessa. Anzi, più che dimenticarsi, preferisce non apparire una madre troppo sbrilluccicosa. Pensate che riusciva anche ad allattarli quando erano piccoli. Cosa non scontata per tante celebrità. Potete vedere il suo stile di vita sui social per capire meglio. È vegetariana e su YouTube ha un canale dove mostra come preparare vari piatti e parla di se stessa. Alcuni l'hanno criticata per il modo di nutrire i suoi figli, ma ha ribadito spesso che non gli impedisce di mangiare ciò che vogliono, ma cerca per lo più di fargli apprezzare la roba vegetariana. La particolarità poi del suo canale è il modo in cui si presenta nei video, a volte non è nemmeno truccata e utilizza un'attrezzatura e uno scenario molto semplice e modesto.
Con questo concludiamo che dire, alcuni nonostante i soldi hanno sogni modesti e cercano di vivere una vita normale il più possibile, anche se è dura. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.